Ok, gente, sono tornato e scusate per, diciamo, l'improvvisa interruzione. Non so neanche dove diamine sono, perché vi spiego che, senza preavviso, è mancata la corrente proprio così, all'improvviso. Mancando così la corrente, ha fatto saltare tutto, compreso il modem. Quindi il computer magari si è ripreso anche in tempo. Mamma mia, in tempistica decente, tra virgolette, ma il nostro modem purtroppo non c'ha, non, diciamo, non è riuscito a farmi entrare in una tempistica ridotta da riprendere il continuo della live. Quindi purtroppo avrò una live spezzettata. Purtroppo. Ora, io devo andare di là. Di là mi sono già rotto le palpebre di vedere una cosa del genere. Quindi quello lo demolisco già così. Però voglio provare a fare una cosa. C'è gente qua, vero? No, non c'è, non c'è più. Sono morti tra di loro? Ma forse c'è ancora qualcuno vivo. Quello è morto. Sicuramente c'è ancora la tipina viva. Saliamo qua. Usando il crimine. Adesso cercando di non, come posso dire, di non fare chissà quanto.
Ok, però da qua non c'è un chiez. Minchia, il fatto che il Big Daddy ti segue, minchia, fa balanzare tutta la visuale. Prendo un po' le palle. Adesso mi segue perché l'ho, diciamo, ammaliato io. Ai, che cazzo è, bastardi. Puttanella. Che male. Ecco, lui adesso si è liberato dal mio controllo. Quindi adesso torna a farsi bip suoi lui. Meno che non lo ricontrollo così. Big Daddy si incazza solo quando viene toccato. Se ti metti dietro di lui non succede nulla. No, l'ha rotto.
Big Daddy, un attimo te dovresti levare dal cazzo, Peterino. Niente. Il problema è che non ci sono altri per girare in quel verso. No, non ce ne sono altri. E quindi? E niente. Palle quando fa così, però, eh? Tipo adesso non c'è un cazzo di roba che ti disturba, ma veramente. Ma va a cagare, va. Ecco, adesso non è più sotto il mio controllo, quindi sta camminando piano, allora. Ok, così va ancora meglio. Diciamo che ho sbagliato, eh? Forse. Non mi rompere. Stronzo. Beh, non c'è nient'altro qua dentro. Ok, posto, non c'è niente da fare qua. Però mica se cado lì mi faccio malissimo. Altri modi per uscire non ce ne sono, niente. Andiamo via. Quindi sto a posto, era giusto per fare questa piccola cagata qua. Perfetto, mi sta bene. Almeno non mi sono pentito di essermi andato, diciamo, dall'altra parte, nella parte della storia, diciamo. E niente.
Ale. Sei concentrato? Sicuro? No, ci fa diventare un Big Daddy. No. Ehi. Ci fa diventare un Big Daddy. No. Dai, levati dalle balle. Marun, non voglio combattere perché sono 3.000 cose.
Ok. È un posto troppo grande sto qui, eh? Dispersivo, calci nel sedere. No, sto cominciando a diventare un Big Daddy. Cacchio. Sì, va bene, però volevo non morire, ma sai, ma non so più dove cazzo era quella bambina, scusandomi il termine. Potrebbe essere qua. Dai. No, non era qui, aio, dai! Ma porca! Sta buona. Allora, sta cavolo di tuta non vedo chissà che cosa però, eh. Sinceramente non me l'aspettavo che mi trasformassi in un Big Daddy. Ora si spiega il prossimo gioco.
Fallout 2. Ma... sì, Fallout 2. Bioshock 2. Dove impersonifichiamo un Big Daddy e quindi potremmo essere il personaggio. Allora, credo che di qua non mi serva nient'altro, però... Oh, ma è possibile che sia così storto? Aia, porca vacca. Oddio, facessi i suoni del Big Daddy. Cosa brutta. Minchia, un Big Daddy però con le capacità di un umano con i poteri, mamma mia. La cosa pallosa che vediamo con questa visuale spastica. Faccio il suono del Big Daddy, cosa brutta. Dov'è la tipina? Addio. Non è vero, ancora no.
Bello che devo cap. Sta buona. Ouch. Ok, c'è da dire che ora come ora qui non so che cacchio devo fare. Aspetta, cosa mi manca? Mi manca solo un pezzo. Ma non me lo indica. Mappa. Trovo i tre campioni di feromone. La zona prima me l'ha anche indicata, ma adesso non me la indica più. Ops, scivolato il dito, scusate. No, da qui ho preso l'elmo. Dov'è la parte che tipo c'è scritto magari feromoni così? Sarà difficile trovarlo. Adesso anche
Che palle quando suona l'allarme. E non è neanche modo di disabilitarlo. Quanto fastidio mi crea. Poi sanno sempre dove sei, mi raccomando. Che fastidio quando suona l'allarme e poi devi fare tutto correndo, non puoi trovare nulla. E ricominciamo sempre da qua. No, vabbè, io non ci voglio credere. Che pallosi quando siete a terra e vi rialzate così. Che noia, rimorire come un coglione per niente. Ok, qui ci sono entrato prima. Che cagata. No, dai, che palle. Non ho neanche altri orizzontali, cioè. Guarda, è pieno di queste merdate.
Se ce ne fosse stato un altro di dritto l'avrei messo e niente. Facciamo così perché mi ha già rotto le balle tutte e due. Cioè, rifacciamo tutta la strada per l'ennesima volta. Addirittura. Pipipipi. Qui sta succedendo finimondo, quello che attacca quello, non si capisce niente. Che non c'è nient'altro qui però. E devo arrivare là in fondo. Credo. Ma fa così perché va a tempo. A vedere. Non vorrei che tipo tornasse la corrente. Ti dia un benvenuto nella chat room. Sembra che stia parlando 3000 volte la live, ma. Sì, infatti si sta rialzando. No, altro non c'è qua dentro. Ok. Però a quel punto non so più dove andare.
No, ma qui sono venuto già. Ma devo solo capire quale ultima stanza mi manca per i feromoni. Eccoli qua. Ma chi è che ha fatto questo gioco? Ne ha due su tre. Manca l'ultimo. Sarà qua giù? Oh, ma qui è dove creano le bimbe, bastardi. Oh, non rompere. Eccolo il terzo. Madonna santa. Grazie, grazie per avermi aiutata.
6 per 2 fa limone. Arriva, mister Bolla! Non c'è più tempo! Sembra triste, mister B. Presto, mister B! Vedo, gli angeli si ballano nel cielo.
Ok, signori, allora, siccome si sta prolungando anche troppo e io devo andare a cena, facciamo un salvataggio qui e nella prossima live andremo a terminare il gioco. Credo che durerà molto poco la prossima live. Questa più o meno tra il pezzo di prima e questo siamo a 1 ora e mezza. Mi dispiace solo per l'interruzione causata dal crash, cioè dall'interruzione elettrica. Niente, saranno parte 1 e parte 2. Comunque, io come sempre ringrazio tutti per essere stati in mia compagnia. Ci risentiamo in una prossima live con Bioshock e credo che finiremo il primo capitolo. E niente. Grazie mille, ragazzi. Buon proseguimento di serata. Ciao.